Io c'ho qua gli amici mi hanno invitato a leggervi un piccolo brano di un mio librigino che vuole avere adesso assunto un rilievo anche storico, perché si riferisce a fatti avvenuti nell'inverno 43-44. Ma è un libricino breve, leggero per così dire, è il ricordo di un ragazzo di 13 anni, sarei io, che ha attraversato quel periodo per molti luttuoso, catastrofico, guerre, però questo ragazzo l'ha vissuto pure da ragazzo e quindi con una certa gioiosità, se così, e anche non sempre il tutto in contraddizione con il clima di guerra, ma è così, l'uomo si abitua a tutto e i ragazzi in particolare sono sempre pronti. Sto cercando di trovare la pagina, non ci riesco, ma adesso trovo tutto. Eccoci qua. Una mattina di quelle giornate d'autunno avanzato, con il cielo uniformemente coperto di nuvole grigie senza speranza di sole, l'aria immobile, fredda, pungente ma non ancora gelida, sul marciapiede dinanzi al muretto, che allora c'era qua davanti, dell'edificio scolastico, vidi dei giovani in fila. Erano vestiti con i tipici abiti dei contadini, giacche e pantaloni di colori diversi e piuttosto stretti, non per scelta di modello, ma perché ognuno c'era cresciuto dentro. La tipica coppola in testa, le mani nodose per l'abitudine al lavoro nei campi, i visi bruni cotti dal sole, un fucile in mano, una bandoliera cachi di traverso sulla spalla ed un paio di scarpe militari nuove ai piedi. Quando un maggiore inglese con il cavallino rampante sul basco rosso, insieme ad un civile che aveva in testa un copricapo indefinibile ed un'aria cittadina, uscì dal palazzo Travaglini, proprio qui di fronte, e che con passo militaresco percorse tutto il marciapiede, i giovani allineati ad un secco comando di un nevrotico sergente inglese tirarono a sé i fucili per assumere la posizione di attenti. Il movimento goffo, disarticolato, non simultaneo, denotava chiaramente la non dimestichezza di quei giovani con le armi. I visi erano tesi, gli occhi vividi, luccicanti, vi si leggevano disperazione, rabbia, ma anche speranza. Era nata quella mattina, qui, davanti, su questo marciapiede, la Brigata Maiella. Partirono subito dopo con dei camion e si seppe poi che dalla prima azione per conquistare Pizzoferrato molti non tornarono. Anche il maggiore inglese Wigram, che aveva voluto e creduto nella costituzione dei reparti di patrioti abruzzesi, restò per sempre con noi.